Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi siamo in Valle Antrona e siamo di nuovo in compagnia di Oliver e Jessica. Oliver è tornato sulle scene, finita la neve, torna Oliver. E oggi andremo a fare un bellissimo giro, una bella traversata Valle Antrona-Anzasca, partendo praticamente, siamo partiti dal lago di Antrona Piana e risalendo verso Campriccioli. Praticamente andremo in direzione dei laghi di Trivera e dai laghi di Trivera, a Passo del Mottone, scenderemo giù in Valle Anzasca passando dalla Val Bianca. Oliver, cosa fa? Il letto, stanco. Stanco, vuole dormire, va bene. Oliver si fa un riposino. Intanto noi proseguiamo il nostro bel giro, sarà un giro abbastanza lungo, dicevo. Meteo un po' incerto, probabilmente ci sarà magari qualche scroscio d'acqua, per la gioia di Jessica, giusto? Speriamo di no. E niente, adesso però devo lasciare un attimo di spazio allo sponsor, che anche in questo video è Revolution Race. E quindi Revolution Race torna a farmi compagnia durante le mie gite in montagna. Qua abbiamo come giacca la Silent Pro Shell, che è praticamente una giacca impermeabile e traspirante, con zip laterali per la reazione, molto morbida, molto comoda, leggera e, come vi dicevo, molto traspirante, quindi anche se sudate siete in una situazione di comfort grazie a questa giacchetta. Il pile è il Trekking Fleece, che è un pile molto leggero, ve lo faccio vedere, con una vestibilità molto aderente, è un piccolo pile da portare sempre con voi perché non occupa assolutamente spazio, vi consente di avere quello strato di calore in più. Come pantalone ho il Nord One Pro, è il mio secondo Nord One Pro perché adoro questa tipologia di pantaloni. Nord One Pro sono pantaloni fantastici per quanto riguarda la resistenza e l'elasticità e il comfort, oltre che per lo stile in generale. I capi di Revolution Race sono molto belli, però questa qua è la versione con la zip, quindi volendo possiamo tirare via la parte inferiore, che io non tiro via perché ho paura di prendere zecche, ma se fa molto caldo possiamo eliminarla. Io questi pantaloni non li uso solo per la montagna, li uso anche e soprattutto in baita per i miei lavori, quindi sono pantaloni in generale per l'outdoor, sono fantastici, ve li straconsiglio. Grazie a questa collaborazione c'è anche un codice di sconto che vedete qua nel video, ovviamente per un periodo limitato, quindi se vi interessano i capi di Revolution Race con uno sconto aggiuntivo dedicato al canale, fate in fretta perché c'è poco tempo. Ringrazio Revolution Race, continuiamo il nostro bel giro.
Eccoci giunti al primo dei laghi di Trivera, a poco più di 2000 metri. Successivamente ce ne saranno, mi pare, altri due. Adesso allunghiamo leggermente il giro alla punta di Trivera, che è qua a 5 minuti, e poi pranzeremo qua sotto. L'ultimo tratto, salendo dalla Valle Antrona, è molto ripido. Ci abbiamo messo comunque 2 ore per arrivare fin qua, quindi non è particolarmente lungo, però è abbastanza ripidino. Oggi unica volta che porto della pasta in busta e giustamente dimentico le posate. Quindi adesso mi sto ingegnando, sto costruendo una forchetta con lontano. Questa qui, vedete che sarà. Una lontana forchetta. Esatto, una lontana forchetta. Vedrai che funzionerà alla grande. È tutto, questo è il set completo. Se c'è il dolce, va bene anche come forchettina per il dessert. Ma che bello aspetto che ha. Sai che buon. La forchetta. Vuoi assaggiare? La vuoi assaggiare? No. Con questa forchetta qua poi ha tutto un altro sapore. Con questa forchetta ha tutto un altro sapore. Un po' legnoso. Sì. E poi se non sbaglio lontano è anche tossico. Sì, sai che ti do ragione. Sì, senza il mio sbaglio. Bene. Vabbè, ma non sto mangiando, cioè, mangio la pasta non lontano. In questo momento ci troviamo al passo del Mottone a 2280 e l'ultimo tratto tra il primo lago di Trivera e il passo del Mottone secondo me è quello più suggestivo, perché si attraversa tutto un tratto di enormi pietraie che rendono il paesaggio lunare molto suggestivo. Anche i laghetti sono molto belli, hanno dei bellissimi colori. È andato super bene. Oliviero. Super bene. Oliviero è una capretta oggi. Bravo Oliviero. Bravo. Ha evitato nevare, ho fatto la pietraia. È un atleta, è atleta poi.
Quello che vedete di sotto è l'Alpe Lavazzero e magari vi metto il link del video qua sopra. Vedete dove c'è quel passo da sopra, quella bocchetta, diciamo. Di là è dove eravamo sbucati quando siamo andati al rifugio Tavernetta e si vedeva per l'appunto l'Alpe Lavazzero. La Val Bianca scende giù di qua. Jessica mi stava mostrando l'arnica che io confondevo col tarassaco. In realtà effettivamente il fiore è totalmente diverso. Mettiamo il profumo. Sì, è un profumo abbastanza... profuma di crema di arnica. Questo invece è il tarassaco, più piccolino. Difficile da abbracciare. Allora, il giro non è ancora del tutto finito, siamo alla Madonna del Sassello a 951 metri, mancano circa 20 minuti all'arrivo, però vi salutiamo qui. La Val Bianca è lunghissima, è molto bella. Bellissima. Sì, davvero bella, la discesa è molto leggera. Da Signore degli Anelli. Esatto, c'erano alcuni scorci, da Signore degli Anelli, diceva Jessica. Vi fornisco un paio di date, allora dislivello positivo circa 1800 metri e distanza per il momento siamo a 16,5 km, che a entrambi sembravano un pochino pochi, effettivamente la distanza sembrava di più. Comunque abbiamo fatto un sacco di riprese e ci siamo goduti il giro. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like, ci vediamo al prossimo video, un saluto da me, Jessica. Ciao. Ed Oliviero. Guardate. È anche contento! Che attore! Protagonista!